venissi a parlare in 3 minuti di questo argomento che secondo me è realmente fondamentale, come diceva giustamente la ragazza. Io, tra l'altro, sono stato protagonista di una battaglia fortissima all'interno di questa problematica che da un certo punto di vista mi ha visto soccorrere e paradossalmente è venuto meno il senso delle mie tesi, per cui il ragionamento che dovrò fare è solamente quello di introdurre il percorso, uno spunto di riflessione, lasciare a ciascuno di voi anche della meditazione da portare dietro, perché è chiaro che qui ci sono i giuristi di un'intera convenzione che ovviamente devono fare proprio questi ragionamenti, anche non fosse altro che questa della riflessione intellettuale, ma anche per capire realmente il mondo del lavoro. Diceva giustamente la professoressa, ma è la società che orienta le coscienze? Scusate, è la legge che orienta le coscienze, vado in sintesi, oppure è la legge che prende atto direttamente la società? Se così fosse, questa legge sul principio non dovrebbe dire così. Se così fosse, come seconda domanda, cioè che prende atto direttamente la società? Perché purtroppo la società è abbastanza chiara in questo senso. Dice che riconosce pienamente il diritto di due persone allo stesso sesso di convivere, di vivere assieme, di operare una vita anche, diciamo, di comunione tra di loro, ma prende nettamente le distanze. Questo dice la statistica, questo dicono le indagini demoscopiche, questo dice il consenso, questo dice basta parlare, invece rispetto alle adozioni. Per cui il tema è fondamentale. Se la società italiana non voleva questo, perché questa legge invece è stata voluta così? Che è una legge che già al comma 20 dice espressamente che c'è la stretchata adoption, quindi la possibilità di poter adottare il figlio naturale del partner che nel frattempo è venuto dare in una fase successiva, e che poi noi sappiamo essere bene con l'articolo 20, previsto, che al comma 20 già previsto nei termini di questo decennio, diventa di fatto l'introduzione per ben altro, cioè per le adozioni e per tutto in affitto o maternità surrogata che si voglia. E questo non lo dico io, lo dice l'esperienza di questi giorni, l'osservazione reale, cioè buoni politici, addirittura con, non soltanto persone, ma buoni politici che si sono vantati di aver raggiunto l'obiettivo di questa figlia attraverso una pratica assolutamente illegale, che è appunto quella del tutto in affitto, attraverso una modalità che tutti voi abbiamo conosciuto. Ma tutto questo non ci sarebbe stato se non ci fosse stato la stretchata adoption già dentro di fatto e poi successivamente la prossima. Allora, la società non sta ricevendo un cambiamento, perché il cambiamento è rifiutato dalla società, questo tipo di cambiamento. Il fatto di vivere assieme per lo stesso sesso sì. Io stesso sono presentatore, primo firmatario di una proposta di legge firmata da 90 deputati, dove vengono riconosciuti anche a decisione delle adozioni e della progressività. Attenzione, in verità non sono inventato nulla, non sono in rete di diritto perché è noto che sono un uomo di economia. Ho semplicemente preso tutte le leggi che nel corso di questi ultimi 20 anni sono state fatte dal Parlamento italiano e ho messo in un unico congelore, tra virgolette, c'è un testo unico. Quindi il fatto non sono inventato nulla, i diritti in Italia c'è un certo. Ma attenzione, la Costituzione italiana, straordinaria Costituzione italiana che non si capisce per quale motivo deve essere modificata in maniera disabilitata nel termine di cui stiamo osservando in questi giorni, già prevede con l'articolo 2 il fatto che ci sia la possibilità di una formazione diversa. Cioè tiene, rafforza il principio del matrimonio, inteso come due persone di sesso diverso che stanno assieme, naturale, dice l'articolo 2 della Costituzione, e se lo distingue nettamente rispetto all'articolo 1, motivo c'è, cioè che fa di costruire. Che non immaginavano veramente tutto questo che sarebbe accaduto in questo momento, avevano ben chiaro che due persone, quindi illuminati e lungimiranti, straordinari, ad esempio, una costruzione veramente formidabile, nel senso, secondo, visto che è stata concepita prima di 1948, e che appunto prevede la possibilità che due persone potessero stare assieme, ma fossero cose ben distinte tra loro. Ma questa legge, che in maniera prevaricante è stata voluta con accordi di fiducia, quindi senza nessun dibattito, perché il dibattito è fondamentale, il dibattito consente di articolare tesi, confrontarsi e poi anche forse di cambiare un'opinione. Violando l'articolo 72 della Costituzione, non è mai passato questa legge.
settimane passate in aula perché c'è stata una fiducia, in commissione di giustizia alla Camera, dove faccio parte io, c'è stato un monologo del sottoscritto di altri quattro, con gli altri 45 che ci osservavano, senza chiedere, senza dire nulla, perché gli altri studenti erano questi, e poi sono sotto che dicevano avete ragione, avete ragione, e poi un altro colpo di fiducia. Io penso che questo la dica lunga sul fatto che le leggi poi entrano le coscienze. Per questo si voleva imporre e si è imposta questa modalità alternativa di questa legge. Ed è questo lo spunto di riflessione su cui io vi lascio. Vi lascio perché è chiaro che il dibattito sarà articolato, sarà certamente prenderà spunto anche rispetto a queste tesi, ma che deve avere ben chiaro, secondo me, e qui veramente vi lascio, dopo costruito un elemento di riflessione, un elemento chiaro, è chiaro. Una società che non fa figli è una società che muore. Noi siamo passati nel 1977 al 2,5 figli per poco, oggi siamo a 1,9. C'è qualcosa che non guarda, se dei frutti, io riconoscerete questa società così come è stata dipinta, con questo diritto familiare e con questa società che non favorisce né dal punto di vista del welfare, né dal punto di vista della sanità, né dal punto di vista pensionistico, né dal punto di vista dei diritti minimi civili delle donne. Non favorisce il rapporto, la famiglia in quanto tale, e tutti questi elementi sono elementi che non possono passare osservati in un convegno come questo. Ecco perché il mio saluto è stato un po' esondante, mi rendo conto che chiedo scusa se questo è accaduto alle vostre orecchie, però io penso che la funzione di cui vi parlavo sia esattamente questa, quello di gridare dove stava la mano, in maniera tale che chi deve recepire, a uno qualunque livello di responsabilità, capisca e agisca, sperando di non fare la